dall'altra parte assist Tognacci trasformati in punti da Pauline Blu. 8 secondi per trovare il tiro prima che scadano i 24. La virata di Pauline, gran canestro di Franchetti a trovare questa soluzione. Fallisce il tiro Ricci, dall'altra parte la manda a bersaglio Mattia Venucci. Il crossover di Mazzantini contenuto da Toniato. Eli Antonio a fronteggiare Ricci, a metterli in faccia due punti. Porcillo fa man basta. Prova il tiro da tre punti Bianchi. L'uomo di Pomaranci entra nel match e precambio in arrivo con Martini, Costantino Becchi sicuramente. Risponde Mazzantini, ma una battaglia, e consegna il cuoio nelle mani di Venucci. Pick and roll, lo scarico per Bianchi, tira aperto di Camillo. Non può mettere sulle guardie avversarie Edoardo Pedroni, un po' se lo ricorda forse. E intanto continua lo show, prova lo scarico per il numero 17, la stoppata di Persico. Si va da Persico che se la gioca contro noi altri. La gioventù contro l'esperienza, vince l'esperienza e la classe di Edoardo. 10 secondi per le azioni di attacco, attacca il pitturato Camillo. Anche questo niente male, fin Faustano per trascorrere i primi 3 minuti del secondo quarto e Livorno non ha ancora segnato. Ne mette altri due mazzi con Morgillo, se la gioca Edoardo, scarica fuori per Tognacci, palleggeresti e tiro di Federico, il marchio di fallo. Si era accorto che sarebbe arrivato Mattia. Prova a pulire Piombino con Tognacci, l'amico tabellone produce di Venucci. Palla in angolo per Bianchi che attacca Casella, dal mezzo angolo ne mette due Giacomo e Eli Antonio. Grande azione giallo-blu, pick and roll, lob di Mattia, dimostrazione di poter rientrare dopo aver subito il parziale di Piombino in apertura del quarto. Eli Antonio sbaglia, raccoglie il rimbalzo offensivo. Avevamo chiesto due punti. Palla fuori per Eli Antonio. Tognacci ha spazio per prendere i tre punti. 9 secondi lo scherzo di azione di attacco, la ricezione di Persico, trova Venucci in allontanamento, il tiro di Mattia. Azione di attacco, deve battere Morgillo Mattia, lo step back, 3 punti dall'uomo di San Vincenzo. Persico per Tognacci, si cerca Eli Antonio, si appoggia al tabellone Giacomo. Grande. 5 secondi alla fine, deve tirare Persico, la mette, 3 punti. Lo cerca Tognacci, ribaltamento per Mazzantini. Ma questo era da dietro la barriera, per qua c'è Andreazza. Il palleggio di Tognacci, trova lo scarico per Persico, la inchioda a due mani. Il palleggio resta il tiro di Eli Antonio, il professore Mazzato. Palleggio verso la schiena di Venucci. E il tapin di Edoardo Persico. Tognacci percorre la linea di fondo, ne appoggia due di Mano Mancina.